flessibilità nella gestione di questa vita. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere presenti a questo appuntamento di oggi, 7 aprile. Abbiamo dato, con me ci sarà anche Giovanni Lacetera che poi in qualche momento del webinar si intrufolerà. Abbiamo dato questo titolo così un po' strano a questo webinar, in realtà il titolo l'ha inventato lui, poi chiedete a lui le spiegazioni per la scelta di questo titolo. Di che cosa parleremo oggi? Beh, oggi volevamo fare un piccolo focus sul public speaking, in versione però digital, ovvero quindi il digital speaking, cioè darvi un po' di indicazioni o comunque condividere insieme un po' di indicazioni, un po' di suggerimenti per essere efficaci. Quando parliamo in pubblico, diciamo in questo momento specifico, quando parliamo in pubblico online, perché questa adesso è la forma con cui tutti quanti noi ci stiamo relazionando verso l'esterno. Allora, faccio una premessa importante. Il public speaking, in questo caso il digital speaking, non è rivolto esclusivamente alle persone che fanno attività di formazione, quindi fanno attività d'aula. Quindi se qualcuno di voi magari dice, beh, a me non interessa perché io in realtà non faccio webinar, non faccio formazione. In realtà il parlare in pubblico in generale è un'attività che facciamo tutti quanti, perché parlare in pubblico è anche fare riunioni con i nostri colleghi d'ufficio, per chi gestisce progetti, fare riunioni con i responsabili delle i nostri referenti o anche con i gruppi di lavoro. Quindi comunque la condizione del parlare in pubblico è ampia, abbraccia tanti, tanti, tanti ambiti. Quindi non ci fermiamo semplicemente su un'attività di formazione, ma cerchiamo di essere un pochino più ampi. Per questo abbiamo deciso appunto di fare questo focus, giusto per così dare qualche suggerimento e riflettere insieme su alcuni concetti. Il primo flash, ve lo do con questa frase, poi lo riprendiamo, dove già ci capiamo che non conta solo quello che diciamo, ma anche come lo diciamo. Però volevo prima di tutto provare con voi a definire che cos'è parlare in pubblico, che cos'è public speaking. Sicuramente non è tutte queste cose qua, ovvero parlare in pubblico non è leggere delle slide, oppure imparare un copione a memoria, oppure avere un discorso già preconfezionato e ripeterlo sempre nello stesso modo. Perché questo? Perché dall'altra parte abbiamo un e possiamo avere un pubblico sempre differente. Faccio un esempio molto, molto banale, molto veloce. Parliamo, non lo so, di chi gestisce progetti. Ovviamente, se un responsabile di progetto deve illustrare il proprio progetto, magari pregi, difetti, criticità o punti di forza, propri committenti, avrà un pubblico e quindi dovrà costruirlo in un certo modo. Se deve illustrare lo stesso progetto, magari a un'altra amministrazione, magari dovrà modificare alcune parti. Se dovrà raccontare il progetto ai propri colleghi, Formez, altri responsabili del progetto oppure altri uffici, dovrà cambiare un po' la costruzione. Quindi a seconda del pubblico che abbiamo, il nostro, si dice, speech, cioè il nostro discorso dovrà essere. Quindi cerchiamo di tenere in considerazione che la costruzione di un discorso, sia esso lungo o corto, ha tutta una serie di regole, ma la regola sicuramente più importante è che il nostro speech deve essere efficace ed efficiente. Efficace, ovvero per raggiungere l'obiettivo, l'obiettivo ce lo diamo noi e quindi dobbiamo lavorare affinché questo nostro speech raggiunga l'obiettivo. Efficiente, utilizzare lo strumento che abbiamo a disposizione nel miglior modo possibile. E già qui entriamo un po' di più in questo discorso del digital, perché il digitale sicuramente ci mette in condizione di
dover tenere in considerazione anche il fattore tempo, perché avete visto le varie piattaforme che utilizziamo ci permettono ovviamente di fare tante cose, ma alcune ci danno anche dei tempi abbastanza rigidi. Quindi questo ci aiuta anche, in qualche modo ci obbliga, ma ci aiuta anche a fare degli speech anche più contenuti e meno. Ora, intanto io vado avanti con le slide e poi le slide, come sapete, le avrete a disposizione. Tornando un pochino alla frase iniziale di è importante solo l'idea che si esprime, ma anche come la si esprime, credo che tutti voi conosciate gli assiomi della comunicazione, in questo caso il quarto degli assiomi della comunicazione, che ci dice che la comunicazione, ogni comunicazione interpersonale e anche la digital speaking è interpersonale, perché, ripeto, parliamo ad altre persone, utilizza tre registri, tre codici, che sono il verbale, il non verbale e il paraverbale. Ovviamente cosa abbastanza nota. Sappiamo anche che il contenuto tendenzialmente è veicolato attraverso il codice verbale, quindi il cosa viene veicolato prevalentemente dalle parole, digitale, dalle parole comunque che vengono ascoltate, perché siamo in audio, video, parole. Il come utilizza invece gli altri due registri, che sono il paraverbale e il non verbale. Adesso poi li vedremo un pochino meglio nel dettaglio nel momento in cui affrontiamo la comunicazione online. Ma la cosa importante da tenere in considerazione è che, fatto 100 l'efficacia del nostro messaggio comunicativo, ognuno di questi tre elementi ha un'influenza in percentuale diversa gli uni dagli altri. E quarta somma della comunicazione ci dice che addirittura il non verbale influenza la comunicazione per il 60%, 30% il paraverbale, 10% il verbale. Ora, questo non vuol dire, e mi avvicino alla webcam per dirlo, questo non vuol dire che non è importante o non pesa il contenuto di quello che noi diciamo. Sarebbe assurdo dire questo. Ma dobbiamo comunque stare anche molto attenti a tutto il resto, come il paraverbale e nella comunicazione online abbiamo alcuni elementi a disposizione che ci possono aiutare, altri invece sono un po' meno a disposizione rispetto invece a una situazione in presenza fisica. Ripeto, non stiamo parlando esclusivamente di situazioni d'aula, di formazione, parliamo anche di focus group, riunioni, cioè tutte quelle situazioni comunque in cui parliamo con altri. Proviamo adesso a vederli uno per uno e poi vediamo anche che cosa succede, magari riusciamo anche a fare qualche esempio pratico. Allora, il primo da considerare, che è quello che ha un'influenza maggiore, ovvero che pesa ben il 60%, è il non verbale. Allora, se voi pensate alle situazioni in presenza, quindi un focus group, un tavolo tecnico, un'attività d'aula, pensate a quanto il non verbale sia ricco di elementi. Qui ne ho messi alcuni, ma ad esempio manca, non lo so, anche l'abbigliamento, la distanza interpersonale, la famosa distanza interpersonale che adesso è uno di quegli elementi su cui mettere una croce sopra, no? Bisogna essere lontani, ma anche la vicinanza, la distanza interpersonale ha un significato. Ecco. La postura, la distanza interpersonale, la capacità di muoversi nello spazio sono elementi che quando si è in modalità online non possiamo sfruttare, perché comunque siamo seduti su una sedia, inizialmente siamo seduti su una sedia, non è che possiamo muoverci nello spazio e siamo comunque distanti. Però ad esempio possiamo utilizzare tutti gli altri. Ad esempio, il contatto visivo è uno di quegli elementi che anche nell'online possiamo sfruttare. Io faccio mea culpa per prima perché mi rendo conto che dovrei guardare sempre la videocamera, perché questo è un modo per essere in contatto con voi, ma molte volte non ci penso e quindi il mio sguardo
cade o sulle slide, oppure mi guardo in video, oppure guardo il tempo che passa. Ma in realtà il contatto visivo dovrebbe essere io guardo dentro la. Un altro elemento sicuramente che possiamo sfruttare con l'online è la gestualità. Il fatto di posizionare la videocamera in una modalità più o meno come questa che vi sto facendo vedere io, permette anche di far vedere le mani. Io sono una che gesticola tanto e quindi anche in questa situazione uso un po' le mani. È ovvio, non bisogna neanche qua esagerare, perché mentre quando siamo in presenza c'è tutto uno scenario molto più ampio, qua la visione è limitata, quindi un eccesso poi di gestualità potrebbe dare fastidio. La mimica facciale sicuramente è importante. Non so se voi sicuramente avete partecipato a tutti i webinar che abbiamo fatto noi, magari avete fatto anche altre attività, avete fatto riunioni, avete avuto altre situazioni. Io vedo tante persone che sono molto statiche anche a livello di viso, che hanno sempre la stessa espressione, che non cambiano appunto mai, non modificano mai la propria espressione facciale. E soprattutto noto che il sorriso viene utilizzato molto poco. Ecco, a mio parere, questa è una mia personale così, indicazione, utilizzare invece il sorriso proprio quando si usa uno strumento come questo che allontana le persone, no? Non le fa sentire vicino, invece il sorriso è uno strumento che avvicina. E noto che invece le persone fanno fatica a utilizzare il sorriso come se forse sorridere possa sembrare un momento di debolezza o di mancanza di status, non lo so. Allora, oltre a tutte queste caratteristiche che abbiamo a nostra disposizione, poi abbiamo anche la tecnologia che si mette in mezzo. Ad esempio, già sto leggendo qualche messaggio, qualcuno sta dicendo che oggi c'è una connessione non buona. Ecco, ad esempio, questo è uno dei primi problemi. Ma io su questo però volevo un attimo anche sentire il mio collega Giovanni. Non so se Giovanni è pronto, c'è, oppure no, perché questa parte, no, di Pronto? come presentarsi. Pronto? Sento Mi qualcosa. sentite? Giovanni, ci Sì, un sei? attimo. Sì, Giovanni, sì. Sì, Ok, mi vedete? ecco, Giovanni. No. Giovanni, no, no, Giovanni, Giovanni. No, è che c'è una luce veramente, cioè, Aspetta, sembri no, un avatar, un mi cartone devo un po' animato. spostare perché forse. No, ma è proprio, non lo so, o c'è la videocamera che non No, funziona. forse. Non Ho lo un'illuminazione che non funziona tanto. No, aspetta, no, così è ancora peggio. Adesso, oltre a vederti male, neanche ti sento. Capisco. Giovanni? Allora, aspetto un attimo No, che forse adesso è un sì. problema. Ok. No, no, così ti sento a scatti. Ecco, adesso ti vedo, però non ti sento. Giovanni, non ti sento. Oddio, è saltata la connessione. Giovanni? Oddio mio. Sì, tutto perfetto, Mi adesso sentite? l'inquadratura è perfetta, la luce è Ok. perfetta, ma Mi vedete? Va no, bene? c'è un. Non ci sei tu però. Come non ci sono io? Chi c'è? No, non lo so, non lo so, non ci sei tu. Ah no! Dove l'hai messa la Ma qui. videocamera? Ah no, ma lui. No, lui niente, è il mio commercialista. E mi sta spiegando un attimo il DPCM di ieri che non l'ho capito molto. Allora, facciamo una cosa, mi scollego un attimo, poi tra un attimo ci risentiamo, ok? E ripiazzo un attimo la telecamera. Sì, ciao, ciao. Ecco, vedete, no? Quando la tecnologia non ci aiuta, ovvero qua non è in realtà la tecnologia che non ci aiuta. Qui è chi utilizza la tecnologia che probabilmente non ha fatto le varie prove, non ha settato bene. Ovviamente, vabbè. Stiamo giocando, no? Lo sapete, ve ne siete accorti. Poi Giovanni sicuramente
ci darà delle indicazioni molto, molto precise, molto, molto, molto tecniche su come invece mettere a posto tutte queste cose. Allora, passiamo oltre, penso che sul non verbale abbiamo più o meno una serie di... Ho letto prima uno dei vostri commenti, qualcuno mi ha detto che non è facile sorridere quando sei davanti a una webcam. Sì, però dobbiamo pensare che dall'altra parte invece ci sono delle persone. Mi rendo conto che non sia facile, però se pensiamo dall'altra parte ci sono delle persone, se è una cosa che noi facciamo normalmente quando parliamo con gli altri, dobbiamo provare a farla anche quando siamo qua. Poi ovviamente se avete delle domande, proviamo poi alla fine anche a... Andiamo un pochino avanti. Veniamo invece al paraverbale. Allora, sicuramente il paraverbale lo possiamo sfruttare al massimo perché il paraverbale, a differenza del non verbale, è completamente a nostra disposizione. È vero che non parliamo direttamente con le persone, quindi abbiamo il filtro del microfono, delle varie connessioni, dell'audio che può essere intermittente o meno, però al di là dei problemi che possono essere di natura tecnica, il paraverbale è un registro, è un codice che noi abbiamo ampiamente a disposizione. Allora, anche qua credo che abbiate avuto modo di sentire tante persone parlare. Sicuramente l'utilizzo della voce, il fatto di modulare la voce, l'intonazione della voce, il fatto di parlare certi momenti in maniera magari più veloce per andare appunto svelti, per non perdere tempo su concetti non troppo fondamentali e invece magari prestare più attenzione, parlare più lentamente su concetti invece più importanti, è sicuramente un elemento importante. Anche perché se noi usiamo quella che si chiama intonazione, la prosodia, insomma tutte queste caratteristiche del linguaggio, dell'utilizzo del linguaggio, facciamo anche una cosa molto utile, ovvero evitiamo che dall'altra parte le persone si annoino. Quando siamo in modalità online, la caduta dell'attenzione delle persone che sono dall'altra parte è più repentina di quando invece siamo in presenza. Perché questo? Perché quando siamo in presenza abbiamo a disposizione un contesto, no? Quindi le persone, se magari hanno un momento in cui si stanno annoiando, si stanno distraendo, girano lo sguardo, so, guardano il collega di sedia oppure guardano un attimo fuori dalla finestra e magari riprendono l'attenzione. In questo caso abbiamo uno scenario abbastanza statico. Allora, il relatore o chi prepara lo speech deve utilizzare la modularità della voce, proprio per permettere anche alle altre persone, quindi le persone che sono dall'altra parte, di non perdere l'attenzione e di rimanere sempre. Molto importante anche utilizzare le pause in maniera opportuna. L'utilizzo delle pause non è facilissimo, soprattutto nella modalità online. Se noi smettiamo di parlare e lasciamo il silenzio, ci viene a noi per primi l'ansia e dall'altra parte pensano subito che ho un problema audio, no? Perché sembra che nell'online ci debba essere un suono che arriva continuamente. In realtà la pausa serve per due motivi fondamentalmente. Primo, fare una pausa dopo un concetto importante aiuta le persone a sedimentarlo, anche se per un attimo. Secondo motivo per cui è importante fare le pause è perché non è detto che le parole a noi che parliamo ci vengano tutte in automatico immediatamente. E quindi fare una pausa può servire per far ripartire il discorso. È meglio fare una pausa piuttosto che utilizzare oppure intercalari come quindi, diciamo, che a furia di utilizzarle possono diventare anche un pochino noiosi. Credo che sulla parte del paraverbale abbia detto abbastanza, anche perché il tempo scorre, quindi veniamo adesso al verbale.
Allora, sul verbale ovviamente non possiamo dare delle regole sui contenuti, no? Perché i contenuti sono i più disparati, i contenuti uno prepara i contenuti sulle tematiche che è chiamata a trattare. Quindi ovviamente non entriamo nel merito del cosa inteso proprio come contenuto, ma come modalità di costruire uno speech, un discorso. Allora, in questa slide sono racchiuse alcune indicazioni, alcune considerazioni abbastanza, penso, anche scontate. Ovviamente, la condizione online, proprio per i motivi che abbiamo detto prima, per le distrazioni, magari la mancanza d'attenzione, per i problemi audio, per i problemi tecnici, tutta una serie di problemi, ci porta a dover avere un linguaggio il più semplice possibile. Quindi, utilizzare troppe parole complicate, frasi troppo costruite in maniera troppo complicata, termini magari anche inaccessibili, sicuramente per la modalità online non è la strategia. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di efficacia della comunicazione. Quindi noi abbiamo un obiettivo, il nostro obiettivo sicuramente sarà quello dall'altra parte. Prendano pienamente quello che noi diciamo e quindi sicuramente queste indicazioni ci possono aiutare a far sì che dall'altra parte ci sia una comprensione chiara e lineare. Anche perché non è sempre detto che conosciamo perfettamente ed esattamente le persone che abbiamo dall'altra parte, no? Questo succede spesso anche quando si va in aula, nel senso che in aula molte volte si ha già l'elenco delle persone che parteciperanno, ma a volte poi possono anche cambiare, ci possono essere persone. Ma questo può succedere anche in altre situazioni, anche in un gruppo o in momenti di riunione, magari vengono invitate altre persone e quindi la costruzione di un discorso nella maniera più semplice possibile può aiutare, può arrivare. La slide di prima ci diceva, in termini proprio di linguaggio, questa slide ci dà invece un'indicazione su come proprio costruire la nostra esposizione. Diciamo che tutti e tre i punti ci dicono una cosa, che bisogna andare dalle cose più facili a quelle più difficili, dal noto all'ignoto, dal semplice al complesso, dal condiviso al discutibile. Perché questo? Perché sicuramente tutte le volte che noi cominciamo un discorso a una platea, a un pubblico, dobbiamo subito comunque innescare un meccanismo di fiducia reciproca, no? È come se si dovesse creare una sorta di mood, cioè un legame. E quindi se noi il nostro discorso, il nostro speech, partiamo subito con cose non note, oppure con cose complesse, o ancora peggio, con problemi, senza prima magari fare un pezzetto, no, di introduzione o comunque parlare dei punti di forza, non so, faccio un esempio. Vogliamo parlare dei pro e contro di un progetto, delle criticità di un progetto. Sì, ci arriviamo a parlare, però magari prima parliamo degli elementi invece già condivisi, già conosciuti e già in qualche modo che sono a posto, perché questo ci mette in condizione di avere già un feeling e una situazione di accettazione dall'altra parte. Quindi partiamo dagli elementi più semplici, più facili, più conosciuti, più noti, per poi arrivare. Un'altra indicazione è su come proprio costruire il discorso. Questo, vi dirò adesso, vale per tutte le tipologie di discorso, sia che esse siano discorsi brevi, sia che siano discorsi. Si chiama la dinamica dell'esposizione, prende come esempio il Partenone, per come costruire. Il Partenone ha la base, le colonne e la parte sopra. Ecco, anche i nostri speech devono essere costruiti in questo modo. Come? Dobbiamo avere sempre un'apertura, cioè ogni volta che noi cominciamo un discorso ci deve essere un'apertura. Se anche facciamo un discorso di 10 minuti, il primo minuto deve essere un minuto di apertura.
Come può essere l'apertura? Dipende dalle situazioni. Di solito quando si fa un'attività d'aula si usa magari una citazione, una frase oppure anche una domanda. Ma questo si può fare anche quando si è in situazioni relazionali, in riunioni di lavoro in cui si pone come apertura del discorso magari una domanda o uno spunto di riflessione. Aprire con una domanda o con uno spunto di riflessione non vuol dire che poi il discorso deve discendere da questa domanda. Poi si parte con il corpo del discorso. Ovviamente poi, nel mentre va avanti con la nostra descrizione, ci si può riferire a quello che si è detto. Ed è ovvio che la citazione iniziale, la frase, la domanda deve essere inerente a quello che diciamo. Il corpo del discorso. Scusate che torno un attimo indietro, vedete le colonne del Partenone, no? 1, 2, 3. Allora, il corpo del discorso, 3, 5 punti che possono essere esplosi. La modalità con cui dobbiamo o possiamo esplodere i punti che vogliamo affrontare nel nostro speech, la possiamo scegliere. Può essere in maniera cronologica, quindi partiamo dall'elemento più vecchio o più recente. Avanti, oppure può essere in maniera spaziale, quindi in termini di momenti specifici in cui è avvenuto o in situazioni specifiche in cui le cose sono avvenute, oppure in termini di causa-effetto, quindi possiamo, un punto può essere una situazione che ha causato un'altra situazione in maniera comparativa, questo, quell'altro, problemi, soluzioni, cioè la tipologia di sequenza che diamo ai nostri 3-5 punti la possiamo scegliere, ma deve avere una coerenza, cioè non possiamo parlare, non so, spiegare un punto utilizzando appunto la cronologia e poi passare a tutt'altra modalità, ovvero la modalità comparativa. Bisogna cercare di essere coerenti con la struttura che diamo al discorso. La chiusura è un momento. Anche questo è importante come l'apertura, perché qua c'è quella famosa affermazione che dice che vale l'effetto panino sandwich, cioè si ricorda il primo elemento e l'ultimo. La chiusura può essere un riepilogo di quanto è stato esposto in maniera molto breve, per punti, in maniera molto semplice, oppure uno stimolo al fare. Che cosa vuol dire uno stimolo al fare? Ad esempio, se abbiamo fatto una presentazione su una serie di criticità di un progetto, la chiusura potrebbe essere: allora adesso su questo elemento, che è quello più condiviso da tutti, possiamo cominciare a fare questo, questo. Perché è sicuramente un modo anche attivo di chiudere un discorso. Spero che breve di come si fa una presentazione, di co no, non come si fa, di come si potrebbe fare una presentazione, sia stata abbastanza chiara. Poi se c'è qualcosa di poco chiaro, una slide velocissima sulla gestione dell'ansia, ve la lascio molto così, può venire a tutti l'ansia nel momento in cui dobbiamo cominciare un discorso, al di là di tutte le cose che ci sono scritte qua, io consiglio a tutti quanti fare un bel respiro, far entrare l'aria, buttarla fuori e l'ansia in qualche modo sparisce. Ma l'ansia è una cosa normale, va gestita, non è niente di assolutamente preoccupante o deleterio, va gestita perché l'ansia è anche un meccanismo per rimanere attivi, rimanere. Adesso vi voglio dare qualche breve indicazione su. Io non sono un'esperta di PowerPoint, lo dico, quindi sono sicuramente persone molto più brave di me, però sembrava utile anche dire come si può gestire una presentazione, anche un po' per sintetizzare una serie di cose che abbiamo detto. Allora, sicuramente la prima cosa, quando facciamo delle slide, stiamo attenti al contrasto. Consiglio più spassionato è quello di usare sfondi bianchi, quindi sfondi scuri o colorati o a righe o a strisce o
aspettati, poi sono difficili da tenere effettivamente sfondo, far invece messaggio. Ovviamente, se invece ci piace il nero e vogliamo usare il nero, dobbiamo metterci dentro colori in qualche modo, perché altrimenti la presentazione non serve, diventa appunto inefficace, e se noi anche costruiamo un discorso assolutamente efficace, poi magari viene inficiato dall'utilizzo. Anche la dimensione del testo con cui scriviamo è importante. Vedete qua, abbiamo usato un testo con caratteri un po' piccolini. Se usiamo un testo con caratteri un po' più grandi, sicuramente la nostra slide è più chiara, più efficace, e aiuta anche in quello di cui parlavo prima, ovvero nella perdita dell'attenzione. Se usiamo una slide con un carattere troppo piccolo, le persone devono sforzarsi per leggere, e quindi, siccome le persone comunque leggono, oltre che ascoltare, leggono anche, lo sforzo nel leggere fa distogliere l'attenzione. Quello che uno dice. Se invece il testo è un pochino più grande, sempre leggere bisogna, ma bisogna sicuramente sforzarsi. Una cosa interessante è anche l'utilizzo dei font. Sapete, i font sono Times Roman, l'Arial, quindi i font dei caratteri che noi utilizziamo. Possiamo scegliere quelli che ci piacciono di più, poi anche qua ci sono in realtà delle regole. Ripeto, non sono un'esperta di PowerPoint, quindi vi do delle regole. Vi dico che però nelle slide bisognerebbe utilizzare sempre lo stesso font. Non possiamo fare slide che abbiano font diversi dagli altri, cioè fare una slide in un modo, un'altra slide in un altro. E questo ve lo dico abbastanza convinta, il Comic Sans non va bene. Il Comic Sans va bene per le feste, per gli auguri, ma non per adesso. Io non lo so, io ci riprovo, però vi assicuro che non lo so come andrà. Giovanni, ci sei? Eh? Ah, forse c'è. Ma non tocca. Tocca a me Giovanni! adesso? Ma Oddio! non era dopo? No. Io Giovanni, sto ma provando a fare toccava a la te pizza. adesso. Ah, per tutti gli amici napoletani ho trovato il modo di fare la pizza surgelata già incartata. È una figata pazzesca. Poi in questo periodo, guarda, è bellissimo. Ma no, ma tocca a me adesso. Mi dai 5 minuti, mi metto a Giovanni, posto? dovevi Va bene? parlare. Va bene, intanto dico di apparecchiare qui al mio Vabbè, però commercialista, per quello di favore ti prima. sistemi, ti metti bene perché. Sì, però non farvelo più vedere quello. Oddio, ragazzi, ma come dovevamo fare? Vedete, no? La tecnologia. Bisogna essere pronti. No? A essere chiamati in causa in qualunque momento. No, ovviamente stiamo ovviamente giocando su questa cosa, nel senso che non è che dobbiamo essere sempre perfettamente impeccabili, però vedete quello che anche può succedere, no? Magari stiamo facendo un'altra cosa, abbiamo improvvisamente una call conference e non ci possiamo presentare in questo modo, no? Dobbiamo comunque ancora un paio di slide su il discorso della presentazione, nel mentre aspettiamo che il nostro Giovanni si cambi dai suoi vestiti e metta in una condizione migliore, così poi gli possa passare davvero la parola. Allora, in questa slide ci sono 75 parole. La slide risulta bella fitta, bella densa, e c'è un po' il problema prima, ovvero il fatto che l'attenzione viene distolta da quello che viene detto, perché essendoci tante parole, le persone tendono a dover leggere, no? Quindi diventa un pochino più complicato. Questa ne ha 50, già va un po' meglio, perché 50, no? Abbiamo un pochino più di spazio, però anche qui vedete, dobbiamo prestare abbastanza attenzione e continuare a sforzarci nella lettura. Questa ce n'ha 17.
Allora, 17 è un numero così, però vedete, 17 parole, quasi in un colpo d'occhio riusciamo a leggerla questa slide, no? Mentre invece quelle di prima facciamo sicuramente molta più fatica. Ora che poi le parole non siano 17, ma siano 20, siano 25, il concetto è cerchiamo di non rendere le nostre slide troppo fitte di contenuti. Perché se no facciamo in modo che le persone distolgano l'attenzione da quello che diciamo. Allora, adesso Pronto? spero che Giovanni E questa volta abbia ci almeno. sono. Ok. Allora, io chiudo la mia webcam, il mio microfono, così ti lascio Ok. Ok, spazio. ciao a tutti. Allora, volevo darvi qualche piccolo consiglio. Chiaramente quando parliamo di comunicazione online, parliamo di tecnologia e per quel minimo che di tecnologia che dobbiamo utilizzare, la dobbiamo saper dominare. Quindi noi quando comunichiamo in rete abbiamo sostanzialmente la webcam, il microfono a filo con le cuffie e le casse e quindi quando noi gestiamo la nostra comunicazione in rete dobbiamo avere sotto controllo questi elementi e quindi il consiglio è quello di fare subito un check della strumentazione che noi abbiamo a disposizione. Come innanzitutto, se voi andate sulle impostazioni del computer, trovate tutte le impostazioni per i dispositivi di audio e di video, cominciate a regolarli. E poi dovete avere anche un controllo delle piattaforme su cui andrete, da Skype ad Adobe, a Zoom, perché anche qui c'è la possibilità di gestire il video e l'audio. Chiaramente capire subito dove si attiva e soprattutto dove si disattiva webcam e soprattutto audio, perché una cosa bellissima, come potete immaginare, sono i fuori onda che possono capitare quando si utilizzano questi strumenti, ecco perché bisogna averne un controllo totale. E poi c'è un altro elemento, cioè quello di sviluppare una certa sensibilità all'immagine. Cosa voglio dire? Che diciamo in linea di massima dovremmo avere una gestione proprio del spazio che viene inquadrato. Io diciamo che il titolo che abbiamo dato a questo webinar è proprio quando il mondo ha una finestra su casa nostra, perché il web sì è una finestra sul mondo, ma nel momento in cui noi trasmettiamo l'audio e soprattutto il video, beh, è la nostra casa, è il nostro mondo che viene visualizzato e che viene diffuso, e soprattutto come nei casi precedenti che vi ho fatto vedere, viene diffuso cose che non si dovrebbero diffondere, come per esempio appunto una passione. Per la propria passione, sì, magari non ti far cogliere mentre la stai facendo, anche se diciamo queste qui sono prove generali di smart working, quindi ci può anche stare. E per sviluppare questa sensibilità all'immagine, così c'è bisogno di allenamento, sostanzialmente quello. Allora, per quanto riguarda un'eventuale inquadratura, per regolarvi sull'inquadratura nel momento in cui utilizzate la webcam, dovete immaginare praticamente di dividere l'inquadratura esattamente come se giocasse a Tris e lo sguardo, gli occhi devono risultare più o meno alla seconda griglia superiore. Questo perché per darvi proprio una centralità, in modo tale che per esempio le spalle siano più inquadrate, diciamo quasi al centro, adesso provo a spostarmi, in modo tale che sia. Certo, lo stesso vale sì per il cellulare, più è la stessa cosa. Per esempio, di Adobe Connect c'è la stessa, c'è l'applicazione per cellulare, le regole sono più o meno, gli strumenti sono quelli e le regole sono le stesse. Tra l'altro, ecco, vi do un consiglio. Quando voi fate delle riprese o comunque vi fate vedere nel cellulare, cercate di metterlo in posizione orizzontale, fino
facendo ruotare il cellulare in maniera antioraria. In questo modo avete proprio una ripresa buona. Come potete vedere qui ho preso le tre inquadrature tipiche, una in cui c'è molta aria in testa, questa qui si chiama aria in testa, io in questo momento mi avvicino un po' di più per non averne troppa, poi quella centrale, quella che va bene, e poi c'è quella, diciamo, shining, in cui mi sono fatto anche lo scalpo, e diciamo queste qui, le due esterne estreme sono quelle da non utilizzare. Quindi nel momento in cui voi vi vedete inquadrati al centro con l'occhio, come vedremo, all'altezza della telecamera, dell'obiettivo, l'immagine va bene. Infatti, vediamo un attimino se scorre. Ecco qui, questo qui è un esempio di come potreste trovarvi davanti al computer. Adesso ho pensato che la maggior parte di noi ha un portatile, quindi la maggior parte di noi ha un portatile in cui la webcam è incorporata sullo schermo, che chiaramente è mobile. Allora, nel momento in cui avete il viso che è molto al di sopra del PC, come vedete nella prima immagine, l'inquadratura è proprio come se qualcuno vi vedesse le narici del naso e il doppio mento. Mentre nel momento in cui avete la webcam completamente all'altezza degli occhi, parallela ai vostri occhi, dovreste avere una buona ripresa. L'altro problema grande è l'illuminazione. Ora, la cosa migliore è che il computer sia posizionato davanti ad una finestra in cui possiamo ricevere totalmente la luce del sole. Chiaramente, per esempio, io ho il problema che alla mia destra ho un lucernario, quindi c'è la luce che batte molto forte dal mio lato destro. Una cosa che potrei fare, anche se adesso è un po' troppo leggera, però per bilanciare un pochino la luce, è il caso di accendere una luce parallela, esattamente parallela. Infatti, nel caso in cui non ci dovesse essere la luce del sole, una cosa buona è porre sia a sinistra che a destra delle luci, in modo tale che si diffondano, in modo tale che riescano ad illuminarvi in maniera omogenea l'inquadratura. E l'altra cosa, chiaramente, evitare quello che avevo messo all'inizio, cioè una luce che vi punta da dietro per evitare appunto l'effetto apparizione. L'altro problema grande è il problema dello sfondo, cioè quale sfondo utilizzare. Allora, come vi dicevo, il discorso dell'immagine è un discorso di allenamento, la sensibilità all'immagine lo si fa attraverso un po' di allenamento. Per esempio, una volta ero andato a un matrimonio, c'è stato un mio amico che mi ha detto: dai, facciamoci un po' di foto per ricordo, perché era da tanto tempo che non ci vedevamo, e sono stato bravissimo, perché sono riuscito in tutte le foto, i volti erano perfetti, le posture perfette, ma tutte le foto avevano in primo piano una bottiglia di San Gemini, perché non me ne ero accorto. E questo è quello è proprio un allenamento che ti fai con il tempo. Certe cose le vedi soltanto se le rivedi in un secondo momento. Io in questa slide mi sono limitato a dire questo: cercare di trovare degli sfondi abbastanza neutri. L'esempio tipico è la libreria. Come avrete potuto vedere anche su Amazon, vendono dei cartelloni con stampate delle librerie per sfondi, per streaming e dirette web. C'è il giornale satirico Lercio che ci sfotte sopra su questa cosa qui, dicendo che se continua la quarantena non saremo più obbligati a mettere come sfondo una libreria, perché ovunque guardi hanno tutte librerie. Io in questo momento non ho libreria, ho provato a mettere insieme un po' di cose che avevo in giro per la casa, in modo tale da non farla sembrare né troppo disordinata né troppo vuota. E quindi ecco, l'idea è quella di trovare
uno sfondo piuttosto neutro e anche il modo di vestirsi, trovare un vestito, comunque dei colori che stacchino con lo sfondo. Quindi qui, vabbè, io anche per scherzare ho messo nella prima immagine la Venere degli stracci di pistoletto, oppure degli sfondi underground, o peggio ancora, se uno ha la passione per Spielberg, un T-Rex che ti sbuca dalle spalle, e quindi evitare anche di mostrare i propri cimeli sportivi. E come ultima, come vi dicevo, è un discorso molto di allenamento. Allora, come si fa ad allenarsi? Per esempio, per capire se l'inquadratura va bene, potete andare su Skype. Adesso Skype ha anche la funzione di registrare le videochiamate. Quindi, andando su Skype, andando nell'impostazione, potete regolarvi sia il colore, quindi la saturazione dell'immagine, diciamo, tutto quello che riguarda l'immagine e la luminosità. Dopodiché potete provare a registrare e a rivedervi, per vedere, per eventualmente eliminare dei difetti, se si vogliono eliminare dei difetti della propria inquadratura. E, tenendo presente che comunque è tutta una questione proprio di allenamento. Noi adesso abbiamo questo problema, che nelle nostre case ci sono figli, mogli, quindi bisogna comunque cercare di trovare un posto abbastanza limitato, perché se ci pensate l'inquadratura è molto limitata, la gestite anche voi, in maniera spostando l'immagine potete decidere che cosa far vedere e cosa no. Una volta che l'avete definito, vi allestite quel piccolo set, così ogni volta che dovete fare una videochiamata, una chiamata che possa essere formale, informale, per delle call o per un webinar, così avete il vostro spazio, regolato la vostra webcam e il vostro audio in modo tale da non avere più nessun problema. E volevo dirvi un'ultima cosa: la patente di guida l'abbiamo tutti, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo saper guidare un camion, un pullman, un caterpillar. No, però dobbiamo saper guidare almeno un'utilitaria. Queste nozioni qui, diciamo che sono le utilitarie della tecnologia, quindi indipendentemente dal lavoro che si fa, sono comunque importanti all'interno della comunicazione. E quindi, tra l'altro, basta smanettarci un pochino, fare diverse prove e subito si avrà il dominio di questa strumentazione, che è veramente minima, limitata. Grazie a tutti. Allora, Giovanni, stai lì perché volevo un attimo condividere un'ulteriore cosa, poi se ci avete anche qualche domanda, se avete qualche osservazione da fare, come abbiamo ancora un pochino di tempo, possiamo appunto farla. Volevo un attimo ritornare su questo discorso del provare. Allora, una cosa che non abbiamo detto, ma forse possiamo dirla adesso che abbiamo quasi finito la focus specifico, è che sicuramente public speaking, in questo caso digital speaking, presuppone anche un po' una capacità innata di essere generosi verso il pubblico, no? Quindi ti deve piacere, ti devi sentire a tuo agio quando parli in pubblico, ti devi proprio mettere nell'ottica di essere efficace con gli altri. È vero anche che però ci sono delle tecniche e quindi le cose che abbiamo visto oggi si possono imparare. Quindi sicuramente ci sono persone più portate e persone meno portate. Infatti, non è che tutti fanno i docenti, non è che tutti fanno attività di formazione, non è che tutti fanno i relatori, anche magari, pur essendo magari persone molto competenti. Quindi non tutti amano, sono predisposti a questo tipo di attività, perché molte volte il public speaking è proprio anche un lavoro, no? Pensate ad esempio ai venditori, a quelli che fanno fiere, congressi per vendere dei prodotti. Però parlare in pubblico è comunque un'attività che facciamo costantemente, quotidianamente. Allora, imparare un pochino, migliorare un pochino le nostre tecniche per essere più efficaci è sicuramente una cosa che possiamo fare tutti. E io, come ha detto Giovanni, vi suggerisco proprio di, se
sia di usare lo strumento, quindi con Skype, provare a registrarvi e a rivedervi. Ovviamente nel momento in cui poi vi rivedete, sicuramente non vi piacerete, direte che ci avete dei difetti, no? Perché noi siamo sempre i peggiori critici di noi stessi. Però magari potete vedere alcune cose che volete cambiare e provare a cambiarle. Ma un'altra cosa che potete fare e che suggerisco di fare è anche sfruttare gli altri, cioè le altre persone, e chiedere alle altre persone di darci dei consigli o di dirci che cosa possiamo migliorare sia nella nostra presenza scenica, diciamo così, e qui torna il titolo, perché adesso poi devi spiegare il titolo, Giovanni, prima di chiudere devi spiegare il titolo. Quindi sia un po' nella nostra presenza scenica che anche proprio in come costruiamo un discorso, in come lo presentiamo e se siamo efficaci in quello che diciamo. Quindi ecco, allenamento. Se torniamo alla slide dell'ansia, io vi ho detto una cosa per gestire l'ansia è sicuramente la respirazione, ma un'altra è anche quello di allenarsi, perché più ci alleniamo. Ovviamente allenarsi vuol dire imparare a memoria il discorso, ma allenarsi, provare, parlare, guardarsi, rivedersi, questa è una cosa sicuramente che ci può aiutare. Allora, posso dire un... Guarda, Giovanni, c'è una domanda per te, sì. Sì, allora, allora, come si fa a sfumare lo sfondo? Non lo so, nel senso che adesso ho visto che ci sono delle webcam che ti permettono di fare questo, cioè di sostituire lo sfondo. No, non dico marche, poi eventualmente abbiamo tutti le mail format se ci possiamo tranquillamente... sentire. È una funzione, praticamente una funzione del software della telecamera, che però penso abbiano le ultime webcam, perché per esempio in quella che sto utilizzando anch'io adesso in questo momento è piuttosto, insomma, 6-7 anni perché il computer ha questa età e non si può fare questa cosa anche perché ho provato. È una cosa che però è stata aggiunta perché ho visto in giro che ci sono diverse persone che fanno cose, che sostituiscono. Poi volevo aggiungere una cosa che può, non so se può essere interessante, quello che dicevi tu, Claudia, è giusto, cioè non... bisogna sicuramente farsi una scaletta degli argomenti che si vogliono affrontare. Io il consiglio che do, perché mi è capitato diverse volte, almeno per le prime volte, il discorso, impararlo anche come se fosse un monologo, perché comunque allena proprio la capacità di ripetere, di memorizzare termini che poi magari non devi andare a cogliere in giro, ma ti vengono spontanei. Dopo la terza volta sicuramente ti verrà spontanea. Lo dico perché a me è successo questo. Io, per esempio, quando mi è capitato di fare docenza su argomenti di cui non avevo, diciamo, un totale dominio, mi sono fatto non solo una scaletta, ma proprio un testo con gli argomenti e i passaggi da affrontare, e mi è servito nelle volte successive, perché poi sono andato a braccio, perché avendo ormai gli argomenti chiari sotto mano, poi sono andato tranquillamente a braccio. Però per le prime volte fare un po' una tecnica teatrale di imparare come se fosse un monologo, io lo consiglio perché a me è stato utile. Senti, perché hai Il scelto titolo, sì, questo? mi sembra di averlo accennato perché sicuramente internet è una finestra per noi sul mondo, ma nel momento in cui noi ci colleghiamo e colleghiamo il nostro audio e soprattutto il nostro video, è il mondo che entra in casa nostra, che ci spia, tra virgolette, e quindi dobbiamo essere anche un pochino pronti, nel limite del possibile, a quello che vogliamo far vedere e a quello che non vogliamo far vedere. Allora, cari colleghi, non mi sembra ci siano, Stefania non ha messo in evidenza altre domande, quindi penso che insomma siamo forse stati abbastanza efficienti in quello che abbiamo detto, ed efficaci anche, voglio dirlo così. Abbiamo finito anche qualche minuto prima, vi ringraziamo ovviamente per averci ascoltato, per essere stati qua con noi. Ovviamente ci vediamo domani perché avremo un altro webinar dove non faremo le scenette perché tematiche un pochino più, diciamo, no? Che richiedono un pochino più di serietà, perché parliamo di dei costi, sicuramente saranno più seri. E niente che dirvi, è stato un piacere e buona serata, buona
con la ginnastica. Ciao, Stefania, ciao ciao Stefi, Giovanni. ciao a tutti, buona serata, viva la PA!